Giornali 2018, presentato il logo della supervista Zaia Gentilini a sostegno di Mario Conte. Inchiesta Veneto Banca da Roma a Treviso, le parole per quello della casa, i fatti specifici non ne arriveranno. Lanzi di rivolta contro l'amico del sindaco, presentato nel corso di avviamento delle sanzioni. Continua il nostro viaggio, ma la nuova grande terra oggi è la superata delle parti della comunità di Roma, Caporetto. Buonasera, ben ritrovati, questa è TG Treviso, l'informazione di Rete Veneta che non si ferma mai. Iniziamo subito questa sera dalla politica con la presentazione della lista Zaia Gentilini a sostegno di Mario Conte. Piazza Vittoria a San Tommaso, a stringere mani, scattare foto, incontrare i commercianti delle botteghe storiche del centro, stare tra la gente, farsi vedere. In una corsa a Casudano in cui rischia di fare la differenza, Luca Zaia è la dimostrazione pratica di cos'è una campagna elettorale popolare. Con Mario Conte fa tappa nei negozi presenti in centro da sempre, certificati dalla regione come realtà storiche. Quest'anno sono 160 anni di maturità. 160 anni di maturità, un applauso. Un negozio che era prima da un'altra famiglia con un'altra generazione, quindi probabilmente 200. Questa è la più grande soddisfazione che si può avere, perché un amico come Saja non si può dimenticare. In piazza l'ha fatto con Intespetti, con la rivale del PD, Antonella Tocchetto. L'arrivo a San Tommaso per la presentazione del logo della lista Zaia Gentilini, nomi già noti e sorprese come il consigliere uscente ex Movimento 5 Stelle Alessandro Gnocchi, lista che potrebbe fare concorrenza alla stessa Lega. Qui non c'è nessuno che fa concorrenza a nessuno, le aspettative non ci devono essere, ci devono essere sul rispetto dei cittadini. I cittadini poi sceglieranno, sono sempre refrattario a fare invasioni di campo. Me l'ha chiesto Mario è un amico, non potevo dire di no. Zaia si sofferma sulla sicurezza, l'impiego dei vigili, la gente che mi ferma dice e mi chiede questo. È una città che ci chiede di rispedire a casa tutti gli immigrati che non c'entrano nulla con il rispetto delle leggi e con la normale integrazione, una città che chiede di avere pugno di ferro, quindi utilizzare ad esempio le forze di polizia municipale per controllare il territorio, controllare i documenti, fare ordine pubblico e non star lì ancora dietro alla gente per multarli perché magari hanno la sportina messa male durante la spesa. La lista si chiama Zaia Gentilini. Gentilini ha detto: io sono stato lo sceriffo numero uno, Conte sarà lo sceriffo numero due. Giancarlo Gentilini benedice Mario Conte, lui dice davanti a tutti lo sceriffo 2, il sole, la folla, il palco, a San Tommaso per la presentazione del simbolo della lista Zaia Gentilini si radunano leghisti e non, e lo sceriffo tra selfie e proclami scalda ancora una volta il suo popolo. Con Mario Conte porteremo avanti il nuovo Vangelo, il credo, ma io dico che il Vangelo di Gentilini, Dio, patria, famiglia, ordine, disciplina, rispetto delle leggi, prima gli altri, dopo gli altri, è più che mai, perché il tempo le voglio. Posso usare il Vangelo di Gentilini? Chiede Conte allo sceriffo. L'ex sindaco va oltre e lo designa suo erede. Ho bisogno dello sceriffo d'Italia numero 2A, ragazzi, e credo che sia l'unico erede in grado di prendere questo centro che io cedo a lui. Ricordatevi, perché siamo ancora ricordati come il sceriffo d'Italia numero uno, voglio il numero due. Il primo non si cancella mai, ma è importante. È come primo amore. È come il primo amore. Scontri e dissapori tra Gentilini e la Lega alle spalle, o almeno così appare, i lunghi mesi di trattative si condensano nel simbolo della lista che ne è nata. Senta, che impressione le fa vedere il suo nome tra quei due? Sono due grandi padrini e sono orgoglioso che ci sia il mio nome e spero di farlo crescere perché diventi grande come loro. Queste le parole di Conte. Adesso parliamo del caos e caso Veneto Banca con il trasferimento del procedimento giudiziario da Roma a Treviso. Sentiamo il procuratore della Costa che dice: rinforzi specifici in procura non ne arriveranno. Rinforzi, voglio dire, per il processo, no? Allo Stato non ce ne sono, nel senso che noi dobbiamo far fronte con quello che abbiamo. La procura si prepara allora in buon lavoro, ma sa che sarà molto complicato, perché con i due magistrati previsti in arrivo a maggio per portare la pianta dei sostituti procuratori da 10 a 12 non sono rinforzi appositi per gestire il ciclone dell'inchiesta che passa da Roma a Treviso. Sarebbero arrivati comunque, Veneto Banca o meno, per supplire alle carenze in organico e sapendo di chi sarà impegnato alla Max inchiesta a gestire le indagini ordinarie per non rallentarle. Per il capo della procura di Treviso un vero rinforzo ad hoc sarebbe stato auspicabile e verrà chiesto se necessario, altrimenti... Si fa con quello che c'è, la procura di Treviso farà fronte con le risorse disponibili che ha, sicuramente farà fronte.
non diremo sicuramente che non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare solo perché ci mancava personale o perché non abbiamo un numero di personale sufficiente. Peraltro, un rinforzo specifico servirebbe, come due magistrati arrivo a maggio, sempre solo per gestire l'ordinario, perché dati i tempi della giustizia, solo magistrati in pianta stabile a Treviso possono occuparsi di un'inchiesta così ampia, non certo sostituti che dopo sei mesi devono ritornare indietro. Già, i tempi, quelli che rischiano di portare allo spettro della prescrizione. E su questo il procuratore è realista. Ora sì, ci dobbiamo verificare il singolo reato, insomma non è adesso questo che... Innanzitutto dobbiamo vedere per che cosa noi siamo competenti, che cosa va contestato e che cosa può essere oggetto di una richiesta di giudizio. La disfida suon di multe tra il primo cittadino di San Fiore e le prostitute di trans che lavorano in zona finisce davanti a un giudice. Trans e prostitute si appellano al giudice. Il provvedimento comunale dell'articolo 27 del regolamento di polizia urbana del comune di San Fiore è illegittimo e meritevole di disapplicazione immediata, poiché inopinabilmente lesivo di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Questo è in sostanza il ricorso presentato dall'avvocato Daniele Panico, che chiede l'annullamento delle multe a carico dei suoi assistiti. In realtà la polizia municipale di San Fiore avrebbe agito in base al regolamento di polizia locale, che di fatto vieta di intrattenersi ai margini delle strade pubbliche o aperte al pubblico al fine di attirare o indurre la domanda di prestazioni sessuali e pagamento. Tale condotta si esplica attraverso la nudità, anche solo parziale, di parti intime del corpo, l'utilizzo di abbigliamenti e succinti attraverso comportamenti ed atteggiamenti indecorosi ed indecenti preordinati ad attirare la potenziale clientela. La risposta dell'avvocato è immediata ed è il motivo del ricorso. Il trans non è solita prostituirsi intrattenendosi ai margini della strada, ma a bordo della propria vettura, una apposita prova di sosta non esibisce alcuna vita né razziale. Tra l'altro, secondo il legale, la motivazione verbalizzata in una delle multe lascia intendere che essere omosessuali o transessuali, e quindi vestire abiti che per tipicità sono destinati al genere femminile, sia elemento sufficiente per essere sanzionati nel comune di San Fior. La parola spetta ora alla magistratura. Come ogni sabato parliamo di grande guerra, scopriamo l'aeroporto militare che diventò fondamentale dopo Caporetto. Questo sarebbe come un rumore per chi non sa cos'è, ma questo è un vecchio plinto dell'aeroporto di Arcade. La grande guerra è stata anche questo, lavoro duro e a volte in condizioni estreme per tutta la logistica a supporto dei combattenti. E qui, sulla piana ghiaiosa tra Arcade e Villorba, è significato un grande aeroporto, prima del stamento, poi prima linea per gli eroi del cielo della grande guerra. Qua erano 1, 2, 3, 4 e 5. Erano 5 piste. E parlava delle 40 squadre aerei, insomma. In questi campi, oggi a Seminativo e Vigneto, Marcello ha recuperato decine di basamenti pagati a volte anche a caro prezzo. Corrotto a Calaratro, sono uno di questi qua, salta via, 7 milioni si appai qua. E questa è la planimetria della base passata da addestramento a prima linea dopo Caporetto, che rimarrà il primo rapporto militare della Grande Guerra ad essere attrezzato anche per i decolli notturni. A testimoniarlo quest'altro tipo di manufatti di cemento che continuano ad affiorare la natura, sono le canalette per la corrente che alimentava le luci delle prime piste illuminate della nostra storia aerea. Si viva per illuminare la notte. È l'unico campo in Italia illuminato. Perché anche la foto di Francesco Baracca? Perché dice che apriaterà più una volta anche qua. E con il futuro che non dimentica il passato, oggi l'aeroporto degli eroi potrebbe essere una base di volo. La sessione del Treviso mi aveva mandato di tornare a volare sul campo vecchio. Era che aveva fatto un tocchettino di terra qua. Chi vuole quei droni? Dagli aerei della prima guerra mondiale ai droni, avete visto, interessante questo servizio. È tutto per TG Treviso, grazie per la vostra cortese attenzione e buon proseguimento di serata.